Lavatricisti, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere una sorpresona. Ve lo faccio mostrare. Allora, questa porta. Allora, qua c'è una gran sorpresona. Volete sapere? E allora, buio. C'è la porta del bagno, ovviamente. Adesso. Ta-ta-da-da! Ecco a voi la mia sorpresa. Questa è una lavatrice Beko di mia nonna, è nuova. Costa 250 euro. L'abbiamo presa nel 24 dicembre 2014. Funzionante, è di 6 kg, è modello VMY61 232 PT YB3, capacità di carico 6 kg, 1200 giri e classe A++. Questa lavatrice non ha un anno, ha un mesetto. Non dà nessun problema, non dà nessun fastidio. Ovviamente qua è pieno già di roba carica. Non fateci caso. È bellissima, guardate dietro. Aspettate, spengo la luce perché non c'è niente. Guardate dietro com'è bellissimo. Anche da qua si vede. Questa è la mia sorpresa, che è arrivata il 24 dicembre 2014, funzionante. Non fateci caso alla Roma, aspettate, mi accorgo un attimo. Cestello della originale della Beko, guarnizione. Devo dire, amici, che è bellissima. Manici resistenti. La sinzio. La sinzio. Sì. La sinzio. Sì. La silenziosità. Lo scomparto dei detersivi. Rilavaggio. Lavaggio è ammorbidente. Mi è cascato il telefono. Abbiamo lo stesso tubo uguale dove passa l'acqua. È corto. Un cassetto corto, corto. I programmi di lavaggio. Il display. E qua dice Aqua Function Technology. Che ovviamente quando fa la centrifuga intermedia o finale, carica l'acqua per bagnare e la inserisce nel cassetto. Bene, cari amici, per oggi è tutto. Mi sono scordato di farvi vedere come funziona. Adesso se metto cotone, si accende. Da, le ore impostate, infatti sto mettendo a caso, si spegne automaticamente. Bene, per oggi è tutto. Grazie per essere stati. Questa è la mia sorpresa. E alla prossima. Ciao lavatricisti e buona visione.